Che Brescia, signori, che Brescia, signori. Questo è il bello del calcio, la professionalità di una squadra che si trovava prima di questa ripresa in quelle condizioni disperate e che alla faccia di Balotelli, calciatore che si è autoescluso dal progetto, stando a quanto ha detto Cellino con i suoi comportamenti, sta offrendo delle prestazioni di un orgoglio incredibile, ma non limitiamoci solamente al fattore orgoglio. No, no, sto offrendo delle prestazioni anche qualitative dal punto di vista del gioco. Ditemi che le reti di Donnarumma e di Semprini di oggi non lo siano. Invece, signori, il Genoa deve assolutamente darsi una svegliata, perché è vero che Lecce sta andando molto male, ma se i rossoblù non iniziano a ingranare sarà assai difficile che si salvino, perché il Brescia lo davano tutti per retrocesso, invece sta dimostrando un grande temperamento per uscire fuori da questa situazione. E invece questo Genoa veramente mi sembra ancora dormiente e deve assolutamente darsi una mossa per rimettere in sesto quella che è una stagione troppo deludente per una squadra di quel calibro, per una squadra di quella importanza, per una squadra di quella tradizione. Quindi questo è il mio pensiero, giusto o sbagliato che sia non ve lo so dire, però aspetto chiaramente dei riscontri e dei commenti da parte vostra e mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Un abbraccio.